Angela, amore mio, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno. E guadagno che saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai. Mai, oh mia bella. La spingo io la carrozzella, Angela! Ma cosa vuoi da me? Senti che caffè! Io come mi sveglio la mattina, penso ad Angela. Questa seconda puntata di Cinecult è dedicata a Cado dalle nubi, scritto, interpretato, musicato dal talentuosissimo comico musicista, autore e forse dovremmo anche aggiungere avvocato, Luca Medici, in arte che a Cozzalone. Tante le ragioni per rivedere quest'opera prima, si ride dall'inizio alla fine e di varie forme di discriminazione, grazie alla sua incredibile autoironia. È anche l'arte di piegare le parole, storpiandole, per raddrizzare le storture sociali. Perciò nella mia personalissima classifica lo colloco vicino ad alcuni film degli immensi Charlie Chaplin e Totò. C'è Checco, non sono buone queste orecchiette. Ma mamma, in cucina non si batte, number one. Come che siete cugini? Ma lo sto domandando pure io. Quanta gente che vi ingiuria, quanta gente che vi attacca, solo perché non vi piace la patacca. Sono tutti testi e musiche mie. Immensamente Angela, Angela al tramonto. Guarda tu sta zoccola. Sempre Angela. Storia di un trentenne che, lasciato dalla fidanzata Angela alla conquista del successo, si trasferisce a Milano, ospite del cugino da molti anni trapiantato nella capitale creativa, dove convive col fidanzato Manolo all'insaputa della famiglia. È la storia di un percorso di evoluzione e di presa di coscienza che i valori dell'amore sono gli stessi sia che vengano portati avanti da una coppia etero che da una coppia homosex. La storia di un'amicizia fraterna, la storia di chi non si perde d'animo e insegue le proprie passioni fino in fondo, la storia di un nuovo amore che dovrà lottare per avere la meglio sul classismo e sulle prevenzioni di un padre protettivo leghista, la storia di un sud che si ritrova abbracciata al nord non senza farci ridere di tutte le incontestabili differenze. Ma dietro quell'umorismo leggero, quelle battute che nascono dal volgo ma salgono in alto, c'è la potenza del vero artista, capace di rompere le regole dell'ipocritamente corretto, che tutto fanno tranne difendere la diversità degli individui. Qui è bellissima. E vai, che go! Stasera vado a conoscere i genitori. Vieni dal sud. Cioè non siete mai stati in Puglia? Dovete... No, non è inconcepito che uno non veda la Puglia. E quando è questo corso? Domani, se potessi già domani. Potessi. Chi ha la madre tossicodipendenti, prostitute, un po' di tatto in più. I figli dei drogati li mettiamo a sinistra. Ciao, c'è Checco. Non sono buone queste orecchiette. Ma mamma, in cucina non si batte, number one. Come che siete cugini? Ma lo sto domandando pure io. Quanta gente che vi ingiuria, quanta gente che vi attacca, solo perché non vi piace la patacca. Quando come ingentilire i vocaboli non possa cambiare la sostanza della realtà, se la realtà non cambia nella sostanza. Attraverso la capacità del protagonista di esplorare la propria ignoranza, Luca Medici riesce a mettere la comicità al servizio di una felice evoluzione mentale, mentre l'occhio della cinepresa di Gennaro Nunziante, opera prima come regista, si immedesima nei meandri dell'omofobo, del classista, del razzista, per poi spostarsi con sapienza sagacia dal piano dell'io a quella del pubblico. Quando Checco scopre quanto siano tra virgolette normali quelli che lui chiama uomini sessuali, scrive una canzone che musicalmente rappresenta già la parodia del genere neomelodico e contiene versi nella sostanza delicati ma potentissimi sulla scoperta di tutte le persone che vengono discriminate in quanto portatori di un'altra sessualità. Tantissime le corde toccate in questo film e ogni volta la grande cultura di Checco Zalone riesce a sorprendermi in un gioco magico fatto di risate e lapsus creativi che piano piano sembrano farsi varco anche fra le menti più chiuse.